Io sono un vero fautore della ricchezza. Credo nella capacità della gente di creare ricchezza. Tutti possono avere successo. In effetti tutti possono diventare ricchi. Ma molti dicono, non voglio diventare ricco, non voglio fare ciò che è necessario per diventare ricco, ma voglio una vita comoda. Il problema è proprio questo. La comodità e la convenienza sono un colpo mortale al successo. Quindi devi essere pronto a provare una sensazione di disagio per poter crescere. Solo così potrai fare qualcosa di diverso rispetto a ciò che hai fatto fino a quel momento. Ma se continui a fare quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. Devi cambiare un po' le cose, ma questo è il problema. Il problema è che molti non sono in grado di cambiare. Magari lo vorrebbero e forse ci riescono, ma ci riescono per un giorno. E se sono bravi, arrivano anche a 2 giorni, ma non riescono ad andare oltre. Perché? Perché gli esseri umani sono abitudinari. Dovrai cambiare le tue abitudini, ma non cercare di cambiarle tutte in una volta, non funziona. Meglio cambiare un'abitudine essenziale alla volta. E se riesci a cambiare anche una sola abitudine, ti garantisco che la tua vita cambierà. Quando arriviamo in questo mondo, siamo come contenitori vuoti, non sai nulla, non hai informazioni. Sei un contenitore vuoto, un bicchiere vuoto. All'improvviso ti trovi in questo mondo e nell'istante in cui arrivi ti riempiono di informazioni. E da dove arrivano? Da tutte le persone e le cose che ti circondano. Ben presto diventi il prodotto, il risultato di queste informazioni. Allora, perché si pensa in un certo modo? Perché le persone pensano in un certo modo? Per le informazioni immagazzinate nei file della tua mente. La tua mente non è altro che un grande archivio, la cui funzione è quella di custodire informazioni. Di conseguenza, gli unici pensieri che puoi avere sono nei file della tua mente. Questo archivio mentale è il frutto di ciò che hai imparato e di ciò che ti hanno raccontato, ovvero di quelle informazioni. È impossibile tirare fuori un file che non è presente nell'archivio. E questa è la differenza tra chi ha successo e chi non ne ha. Le persone di successo hanno un archivio mentale pieno di file che portano al successo. Quando Donald Trump prende una decisione, di norma quella decisione si traduce in un successo. Ma come mai le sue decisioni sono sempre un successo? Ebbene, i file mentali di Donald Trump si basano tutti sul successo e sulla ricchezza. Tutto questo è normale, è tutto naturale per lui. E questo vale per la gran parte dei ricchi, in quanto il loro archivio mentale è pieno di file che determinano azioni che a loro volta portano al successo. Non è così per molta gente. Perché? Perché la maggior parte della gente ha imparato quello che sa del denaro, del successo e della felicità da persone che non ne avevano e che per questo non sempre erano felici. Se questi sono stati i tuoi maestri, che cosa ti aspetti? Allora cosa devi fare? Beh, devi riprogrammarti, devi imparare tutto da capo, devi inserire nuove informazioni nei tuoi file mentali e poi devi compiere nuove azioni in base al nuovo contenuto dei file e realizzerai nuovi risultati. Perché diventare ricchi? Beh, vi sono 4 buoni motivi per i quali diventare ricchi. Uno, lo stile di vita. Personalmente credo che ci tocchi un solo giro di giostra. E visto che ti spetta un solo giro, perché non vivertelo alla grande? Per quale motivo non dovresti fare delle belle vacanze con la tua famiglia, o vivere in una bella casa, guidare una bella automobile, mangiare i cibi che ti piacciono di più, concederti la migliore istruzione e formazione? Perché no? 2. Il contributo. Sono convinto che se hai la stoffa, il talento per diventare ricco, il tuo dovere, il tuo dharma, è di diventarlo. Quando hai tanti soldi, sei in grado di aiutare gli altri in modo molto diverso da chi non ne ha. Il terzo motivo per diventare ricchi è per la persona che diventerai, nella personalità, nelle virtù e nelle abitudini che esprimerai. Molti non si rendono conto del fatto che il denaro è un risultato, la ricchezza è un risultato. Il risultato che ottieni quando sei straordinario in ciò che fai, avere la ricchezza come obiettivo, ti costringe a diventare una persona migliore. La quarta ed ultima ragione per cui è importante diventare liberi finanziariamente consiste nel fatto che i soldi non saranno più un motivo di preoccupazione. Io vi assicuro che il denaro è da sempre la spina nel fianco di tante persone. Si dice che i soldi non sono importanti, ma poi noti che sono proprio i soldi la prima preoccupazione delle persone. Credo che non dovrebbe essere così per nessuno. Allora sai che ti dico? Risolvi questo problema una volta per tutte.